Parterre di stelle in campo oggi per questa sfida, pronti a regalarci 90 minuti di grandi emozioni, come da tradizione. Siamo al Villa Park di Birmingham, cornice di grande suggestione oggi. Gara di oggi che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni sulle tribune del Villa Park. Qui è Piero Gipardo che vi parla, con me Lelia Dani. Quando il loro esordio in questa fase di UEFA Champions League, l'obiettivo è partire forte per cercare di arrivare il più lontano possibile. Scendono in campo Aston Villa e Juventus. È la partita forse più importante fin qui della stagione, quella che può darci già un'idea di dove potranno arrivare queste due squadre. I due tecnici l'avranno preparata nei minimi particolari, fare il risultato oggi darebbe una carica enorme. Questi sono gli 11 titolari dell'Aston Villa. Squadra che pratica un calcio piuttosto conservativo, non è esattamente il massimo per gli amanti dello spettacolo. Puntano molto sulla fase difensiva, arretrano il baricentro e tengono molti giocatori dietro la linea del pallone. È sicuramente una scelta discutibile, quella di lasciare l'iniziativa in mano agli avversari, dettata dalla volontà di sfruttare eventuali spazi in contropiede. Sarà una delle chiavi del match. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di questi esterni di centrocampo, che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue, a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo a partita in corso. Comincia così la partita. Konsa. Ha perso il pallone. Guadagna metri da Juve, attenzione. Prova da lì. Guarda qui la risposta di Martinez. Preferisce il tocco corto. Palla che spiove. Non ha sbagliato, subito il vantaggio dopo pochi minuti. Aperto le marcature con questo gol, 1-0. Yuri Tielemans. Gran palla, pericolo. C'è il rilancio lungo. Cambiaso.
Teuncop Miners. Cerca la rete. La respinta con i pugni a spazzare l'area. Lucas Digne. Tielemans. Watkins. Palla per Watkins. Prova a calciare. Dice di no. È una super parata. Occhio al tiro della bandierina. Spazza via. Tentativo di traversone. Portiere che smetta la conclusione senza particolari problemi. Cop Miners. Che frattura. Teun Cop Miners. Si affaccia nella tre quarti avversaria la Juve. Hanno rischiato ma sono riusciti a recuperare il pallone. Digne. Ecco Tielemans. Barclay. Ha saltato l'avversario. Palla spazzata via. Teun Cop Miners. Cambiaso. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Scocca la conclusione. Tentativo ribattuto. Cop Miners. Perde palla. Manuel Locatelli. Teun Cop Miners. Manuel Locatelli. Taglia al centro. Ha interrotto l'azione con un super intervento. Ecco Tielemans. Barclay. Se ne va in velocità, attenzione. Barclay può provare da lì. Recupera bene qui il pallone. Cambiaso. Cop Miners. Manuel Locatelli. Wea. Attacca la Juve. Pericolo scampato per il momento. Ottimo lavoro difensivo. Tielemans. Bailey. Può mettere da lì. Conclusione sul palo ma il gioco continua. E c'è il gol bellissimo di controbalzo. Ha colpito alla grande. Ecco l'azione del gol, conclusione di controbalzo che merita di essere rivista, anche se va detto che era difficile mancare il bersaglio da quella distanza. E il mister giustamente carica i suoi giocatori, sono di nuovo in parità. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Che frattura. Teun Cop Miners. Avanza la Juve. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari, nulla da fare. Azione interessante questa, attenzione. Determinante la deviazione. C'è l'offside, interviene l'arbitro che ferma il gioco. Forse poteva ritardare un attimo il passaggio qui per cercare di evitare il fuorigioco.
Theon Kopmeiners. Che frattura. Wea. Va per la porta. Momento più routine questo per il portiere. Ci sarà un minuto di recupero. E così finisce il primo tempo. Buona prova la sua nei primi 45, vedremo se farà ancora meglio. C'è la sua firma sul gol del pari con cui le squadre sono andate a riposo, un biglietto da visita sicuramente incoraggiante. Si riparte dopo l'intervallo, calcio d'inizio per la Juve. Mette palla in profondità per il compagno. Wea! Cash. Barclay. Optano per una tattica più prudente, lasciando il pallino del gioco in mano alla squadra avversaria. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Gli hanno lasciato lo spazio per tirare e lui ne ha approfittato. Ci stava a calciare da quella distanza, ma non così. C'è il movimento senza palla. Wea. Possesso palla recuperato. Ragnano metri. Yuri Tielemans. Barclay, lo spazio per calciare. Possono passare in vantaggio. Efficace l'intervento del portiere che salva. Francisco Conceição. Prova a venire avanti. Mette la palla al centro. Deviazione di testa che è terminata al lato di poco. Difficile dire se potesse fare meglio. Certo che è andato tanto così dal gol. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Tielemans. Si affacciano nella tre quarti. Ecco il tiro, conclusione murata. Cambiaso, hanno campo, possono far male con la ripartenza. Respinta sicura del portiere. Le due squadre si stanno affrontando viso aperto e ribattono colpo su colpo. Sono diverse le occasioni, sia da una parte ma anche dall'altra. Guarda, lo certificano anche i numeri. Sono sicuro che i tifosi non stanno certo rimpiangendo i soldi spesi per il biglietto, Pier. Capisce tutto e ferma l'azione. Ha più soluzioni. Norma del vantaggio che favorisce la Juve. Entra sull'avversario e recupera palla.
L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve. È il momento del cambio. Punizione stentata con bravura dal portiere che allontana. Corner per la Juve, può essere l'occasione per il vantaggio. Occhio al corner. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Bailey. Cash. Occhio, cerca l'area di rigore. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Cop Miners. Non controlla bene qui. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Ecco Tielemans. Passaggio intercettato, palla recuperata. Manuel Locatelli. Theo Cop Miners. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Sale l'urlo dei tifosi sulle tribune. Chiedono un ultimo sforzo alla loro squadra per provare a vincerla. Juve che prova a portarla a casa, ma Dusan Vlahovic, e c'è la rete, passa di vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare almeno il pari. Questo replay del gol aveva spazio per calciare in porta, non se l'è fatto ripetere due volte, ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. La reazione del tecnico al gol. Può concedersi finalmente un sorriso dopo essersi sgolato negli ultimi minuti. Evidentemente non era del tutto soddisfatto di come stava giocando la sua squadra. Trova il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Barclay. Può essere l'ultima occasione per il pari. Traversone in area, la allontana. Lavora di fisico qui. Francisco Conceição. Si mette bene sulla traiettoria. Watkins. Ripartono calcio del pari. I tifosi aumentano l'intensità della spinta e provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo. Federico Gatti. Ancora 3 minuti da giocare. Prova a superare la difesa con questo pallone. E possono ripartire. Tielemans. Pericolo. Cambiaso. Va alla giocata lunga. Finisce qui il match. Comincia male la loro avventura in questo torneo. È arrivata subito la sconfitta all'esordio. Ci si aspettava certamente una prestazione diversa da loro oggi. La sconfitta macchia il loro esordio in UEFA Champions League e rischia di avere qualche strascico di troppo. Bisogna però anche aggiungere che siamo a inizio stagione, le squadre devono mettere ancora benzina nel motore, possono senz'altro recuperare nelle prossime giornate. Buona e va sottolineata certamente la prestazione quest'oggi di Dusan Vlahovic. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra.